Siamo in diretta qui in borsa dal convegno New Insurance Day. Siamo in presenza della dottoressa Arcese di Indra, che ringrazio per essere qui con noi. Dottoressa Arcese, dunque, parliamo di digital disruption. Nell'attuale contesto di digital disruption, quali sono le sfide che impone il mercato assicurativo? Sì, buongiorno. Io devo dire che la cosa più importante in questo momento per l'assicurazione è seguire questo trend evolutivo, questa disruption. È un qualcosa di ineluttabile, bisogna continuare a lavorare in questa direzione, anche perché grazie a una iperconnettività, grazie al fatto che ci sono sempre più strumenti digitali che ci consentono di essere più vicini al nostro cliente, la cosa più importante da fare è seguire anche un po' i trend che il mondo dell'insurtech ci sta portando. Quindi abbiamo player nuovi che si affacciano sul mercato. Abbiamo soluzioni sempre più innovative, quindi il mercato tradizionale deve aprire le proprie barriere, andare verso un open innovation framework che consente di interagire continuamente con le realtà presenti sul mercato. Questo perché? Perché chiaramente chi vincerà questa sfida? La vincerà chi sarà in grado di essere più vicino al cliente, di personalizzare l'offerta e riuscire anche a ottimizzare notevolmente i propri costi di gestione operativa. Per esempio, strumenti come videoperizia, strumenti come smart contract riescono in maniera semplice e veloce a ridurre drasticamente i costi di operation fino al 50% del valore iniziale e questo consente a tutti questi player di poter competere fortemente sul mercato in un mondo completamente diversificato. Dunque, io le volevo anche chiedere quali sono le tendenze che caratterizzeranno il mercato assicurativo nei prossimi anni, partendo proprio dalla digital disruption. Sì, questa è la cosa più importante da fare, senza dubbio. Quello che possiamo dire è che oltre a quello che ho già citato, quindi velocità, rapidità, user experience, customizzazione spinta dei prodotti, sicuramente c'è una necessità di profilare il cliente, capire quali sono i trend di gestione del rischio personalizzato. Abbiamo una serie di dati, di dispositivi, non ci basiamo più soltanto su statistiche storiche, ci dobbiamo basare su una serie di informazioni che grazie ai big data e all'IoT riusciamo ad accumulare e a riproporre, a riprodurre verso il cliente in maniera assolutamente personalizzata, riuscendo a dare un pricing molto customizzato al cliente. Questo è un elemento completamente innovativo che anche le assicurazioni dovranno affrontare in breve tempo. Congiuntamente a questo c'è una new wave dell'IoT. L'IoT sta avendo dimensioni di mercato importanti, abbiamo 5 miliardi di euro in Italia soltanto di nuovi acquisti di dispositivi, un 35% di incremento del mercato, che ci fa pensare che ci sarà questo revamping, questa new wave per cui tutte le assicurazioni dovranno essere pronte ad accumulare e recepire sempre di più queste informazioni e poterle gestire, erogare, divulgare al meglio verso i clienti che hanno bisogno di essere più coccolati, più vicini a questi clienti che hanno bisogno di essere protetti. La ringrazio. Grazie a lei.